Allora, ci troviamo oggi, come vi dicevo. Lorenzo, va male internet e non riesce a rientrare. Vabbè, non importa, quello Vabbè, non è un problema. dai. Allora, dicevo, a partire da oggi ritorniamo a parlare della letteratura del Rinascimento. Abbiamo parlato fino ad oggi di Machiavelli e a partire da ora passiamo al periodo immediatamente successivo, per parlare di quelle che sono le coordinate storiche del periodo culturale che qui vediamo appunto affrontato, dobbiamo ricordare la data fondamentale del 1525, la data della pubblicazione delle prose della Volgar Lingua di Pietro Bembo. Cosa succede a partire da questa data? Si va a identificare, a costituire quella che è la lingua volgare ideale che va a coincidere con il fiorentino letterario del 300. Dunque, in tutta Italia si va diffondendo l'idea della necessità di avere un unico linguaggio letterario comune e condiviso. Che caratteristiche ha questa lingua? È una lingua pura e selettiva, molto lontana da quella parlata. Si va creando quell'enorme frattura che tutt'oggi persiste tra quella che è la lingua parlata e la lingua scritta, mentre nel caso di Dante c'era ancora una certa coincidenza tra le due lingue, tra parlato e scritto, ormai con le prose della Volgar Lingua, quello che è il fiorentino della letteratura si va completamente distanziando da quello che è la lingua invece parlata dal popolo, la cosa che continua invece a parlare molto spesso i dialetti. Allora, in poesia, in questo periodo abbiamo quello che è il trionfo della corrente del cosiddetto petrarchismo. Allora, che cos'è il petrarchismo? Il petrarchismo è una corrente letteraria diffusa in Italia, ma anche in tutto il resto d'Europa, che si basa sull'imitazione, la riproduzione proprio dei moduli letterari inventati e portati al massimo livello da Francesco Petrarca. I poeti petrarchisti imitano lo stile di Petrarca, i modi di Petrarca, cercano proprio di fare poesia alla Petrarca, consapevolmente. Cioè non c'è una sorta di ricerca di ispirazione in Petrarca. Petrarca viene individuato proprio come l'unico modello da imitare. E volutamente, consapevolmente si inseriscono in questa corrente. D'accordo? Infatti, questo periodo non è un periodo di grande originalità poetica, nel senso che i poeti petrarchisti non sono noti, non sono celebri per quello che è l'originalità, ma più che altro per le soluzioni tecniche che progressivamente vanno affinando. La stagione della poesia successiva, della stagione della poesia diventerà barocca. Nasce dal petrarchismo, ma prende poi delle mosse e segue una sua strada. Troveremo in quel caso anche la prima poetessa italiana, che è Gaspara Stampa. L'altra grande linea letteraria di questo periodo è quella del poema epico cavalleresco. Allora, rispetto alla letteratura che abbiamo affrontato sino ad ora, il poema epico cavalleresco segna un passo indietro. Nel senso che se con Machiavelli avevamo visto una letteratura intesa a entrare in quello che era la vita politica di una città come Firenze, con la letteratura epico-cavalleresca si segna un rientro della letteratura all'interno della sfera non più dell'utile, ma di quello che è il dilettevole. Il poema epico-cavalleresco si presenta come un testo di divertimento, di diletto, espressione di quello che è l'ambiente della corte. Se Machiavelli e il principe erano stati l'espressione di quello che era l'ambiente del comune fiorentino, di una città estremamente dinamica, con tutti i suoi contrasti, in cui l'elemento politico era fondamentale, con questa stagione letteraria ci si sposta invece totalmente in quello che è l'ambiente delle corti, delle signorie, di uomini di lettere. Si limitano all'attività letteraria, cioè gli uomini di lettere in questo caso sono mantenuti dai signori. Ricordiamo quello che è il fenomeno del mecenatismo di cui abbiamo parlato a lungo, che consiste appunto nell'aiuto dato da parte dei signori agli uomini di lettere
al fine proprio di abbellire quello che sono le loro regge dal punto di vista dell'arte, dal punto di vista della musica e della letteratura. E anche dal punto di vista del pubblico, queste opere si propongono direttamente a un pubblico che è quello che condivide questo tipo di valori. I valori dunque del gioco letterario, i valori dell'amore, i valori in generale della corte. Una cosa fondamentale da rilevare è il ruolo determinante che la stampa comincia a avere in questo periodo della letteratura. Ricordiamo che l'invenzione della stampa di Gutenberg si va progressivamente diffondendo. Nell'età del Rinascimento, in particolare per dare idea nell'età di Poliziano, la stampa coincide con i manoscritti. C'è un periodo della storia del libro in cui libri a stampa e manoscritti pressappoco convivono. Anzi, spesso cominciano a essere più preziosi i libri a stampa dei manoscritti, che è il contrario di quello che avverrà poi. Perché il libro a stampa, i primi libri a stampa si chiamano incunaboli, tant'è che incunabolo poi in italiano sta a significare proprio prima prova, embrione, punto di partenza di qualcosa. Gli incunaboli, che sono le prime stampe quattrocentesche, molto spesso sono molto costose, prodotte in pochissime copie e non sempre è facile averne delle ristampe. Dunque rimangono degli oggetti di nicchia. Nel corso del Cinquecento invece la stampa si va diffondendo sempre di più. Si va diffondendo e che conseguenze porta? Comincia a esserci per la prima volta nella letteratura italiana un pubblico grande, ampio, di lettori. La presenza del lettore è determinante soprattutto nel poema epico cavalleresco, perché il lettore che caratteristica rispetto a chi ascolta la lettura di un testo in una corte? Il lettore può tornare indietro, il lettore può rileggere un passo precedente, può cogliere un'allusione, può cogliere un gioco di parole. Il lettore, per certi aspetti, è un pubblico più raffinato e più ampio di quanto non sia il pubblico invece dell'ascoltatore. Ricordiamo che la commedia, per esempio, la Divina Commedia di Dante, che noi la intendiamo come il libro scritto per eccellenza, era stata in realtà letta in pubblico. Si trattava di testi che anche per il tipo di struttura venivano pensati per la lettura, per la recitazione, d'accordo? Con Orlando Furioso invece si va progressivamente dividendo questo pubblico e si va creando quello che è sostanzialmente un pubblico, come dicevo, di lettori. Allora, chi è il più grande esponente dunque del poema epico cavalleresco? Noi troviamo i primi autori a esprimersi in questo tipo di testo sono Luigi Pulci e Matteo Boiardo, e Matteo Boiardo sarà proprio, con l'Orlando innamorato, quello che sperimenterà per primo quello che diventerà il metro ufficiale del poema epico cavalleresco, che è l'ottava di endecasillabi. Allora, come Dante aveva fatto larghissimo uso della terzina di endecasillabi, con Boiardo e poi con Ariosto e così via, avremo quello che diventerà il metro ufficiale, vero e proprio, del poema epico cavalleresco, che è l'ottava. Che cos'è l'ottava? L'ottava è una strofa composta di 8 endecasillabi. Tutti i poemi epici cavallereschi che ci sono rimasti sono composti in ottave. D'accordo? Questo per parlare della forma. Qual è la materia di questi poemi? La materia in generale è quella in parte del ciclo arturiano e in generale delle vicende cortigiane. Fa distinzione in questo l'ultimo testo che dovremmo leggere quest'anno, che è il poema del Tasso, La Gerusalemme liberata, che si occupa invece di una vicenda storica, che è la prima crociata. Per cui lì ci si sposta, ma vedremo che si affronterà in quel periodo un periodo culturalmente diverso. Con Tasso, infatti, non ci sarà più tanto l'ambiente cortese, ma l'ambiente religioso della Controriforma. Noi però abbiamo visto la Riforma protestante, storia. La Controriforma è quell'insieme di provvedimenti
e autoregolamentazioni prese dalla Chiesa Cattolica per rispondere a, questo attacco fortissimo che aveva subito. Allora, ritorniamo però al nostro punto di partenza. Il più grande esponente del poema epico cavalleresco in Italia è Ludovico Ariosto. Allora, Ludovico Ariosto nasce nel 1474, muore nel 1533. Porta avanti un'amicizia molto serrata con Pietro Bembo e a partire dal 1503 è al servizio di Ippolito, figlio di Ercole I d'Este, a Ferrara. E quel signore di Ferrara sostanzialmente ha la sua carriera, cioè lui è un intellettuale alla corte estense. Gli estensi si comportano con lui in modo molto generoso, ma a un certo punto gli chiedono anche qualcosa in cambio. E c'è uno degli episodi che poi per noi a livello locale è più interessante. Dal 1522 è nominato governatore della Garfagnana. Garfagnana sapete tutti dov'è, la terra appunto limitrofa, la Lucchesia. E di questa Garfagnana lui ci lascia tutta una serie di quadri estremamente affascinanti nelle satire e nelle epistole. L'Ariosto ci lascia dei quadri della Garfagnana tremendi, perché lui sostanzialmente in Garfagnana non ci voleva assolutamente stare. La definisce come una terra appunto ostile, in particolare invasa dai briganti. Quello che lui lamenta quotidianamente è il rischio a cui è sottoposto anche a girare semplicemente per le strade, perché dice che questa gente è particolarmente riottosa, particolarmente violenta, gira coi coltelli appunto sempre pronti, non vuole pagare le tasse, e lui invece viene mandato lì per fargli rispettare la legge. Dunque lui dà un'immagine di quelle terre estremamente severa. Di fatto è considerato il rappresentante quasi della cultura garfagnana. Se voi andate a Castelnuovo ci sono tutta una serie di manifestazioni, cose varie dedicate a lui. Ovviamente la Garfagnana ne ha fatto un simbolo culturale, ma lui di fatto nei suoi testi ne parla veramente malissimo. Cioè, anzi, ne parla veramente come una terra di briganti, sostanzialmente, e chiede continuamente di essere richiamato a Ferrara. Dice, la mia vita è a Ferrara, io voglio vivere alla corte, io sto bene lì. Comunque, di fatto, pare che la sua opera di governatore sia stata particolarmente efficace. Veniamo all'Orlando Furioso. Allora, dell'Orlando Furioso, e questa probabilmente è una delle prime opere, anzi se non ora penso sia proprio la prima opera della letteratura italiana di cui noi possediamo differenti edizioni. Allora, che cos'è un'edizione? Un'edizione non è una ristampa. Una ristampa cos'è? È semplicemente, noi stampiamo 100 copie di un libro, sapete tutti come venivano stampate, no? Come funzionava la stampa a caratteri mobili. C'era una specie di telaio dove venivano messe appunto le letterine e si creava la matrice. La matrice veniva stampata, si facevano 100, 1000, 10.000 pagine, tutte uguali. Ristampare sia rifare un'opera uguale. Allora, invece, un'edizione è un termine tecnico che sta a significare un'opera che ha proprio un contenuto particolare che, se viene riedita, viene modificato. Allora, è la prima opera, l'Orlando Furioso, della letteratura italiana, di cui noi abbiamo tre differenti edizioni. Dunque, noi possiamo confrontare le differenti edizioni e vedere come in quegli anni, a causa soprattutto del rapporto che ha avuto con Pietro Bembo, Ariosto si è andato a modificare il linguaggio della sua opera, perché di fatto il grosso cambiamento che fa riguarda proprio l'italiano. E qui l'Orlando Furioso diventa una testimonianza fondamentale della storia della lingua italiana. Noi vediamo come dalla prima edizione del 1516 a quella del 1532, l'ultima, ricordiamo 1525 la prosa della volgarlingua di Bembo, ci sia una radicale revisione linguistica. Il risultato qual è? Orlando passa da una lingua che è ancora prossima a quello che è il dialetto
ha una lingua sempre più pura, si parla di lingua levigatissima, che è capace soprattutto di imporsi sul piano nazionale. Cioè la stampa permette a Ariosto di passare da un pubblico che era il pubblico della corte a un pubblico che diventa il pubblico delle corti di tutta Italia. Dunque vediamo per la prima volta un intellettuale che passa da essere rivolto a un pubblico ridotto, quello della sua corte, scritto in una lingua che è quella della sua città, a volersi proporre un pubblico sempre più ampio, capace di aprirsi sul panorama nazionale. Questo per noi è un passo fondamentale. Allora, di cosa parla l'Orlando Furioso? Qual è la materia? Allora, si parla della materia in generale carolingia. Orlando era uno dei cavalieri, appunto, dell'epica arturiana e si parlano qui, appunto, delle sue avventure, delle sue racconti. Dunque si parla in generale di vicende meravigliose, di vicende avventurose, c'è l'elemento mitologico, l'elemento amoroso, l'elemento magico. Allora, è veramente difficile raccontare la trama di questo romanzo, poi questo la vedremo dopo, ma mi interessa soffermarmi un attimo su quelle che sono le tecniche narrative utilizzate da Ariosto. L'entrelacement, che ora non ve lo sto a scrivere, si scrive entrelacement, in cosa consiste? Nella capacità del narratore di portare avanti in parallelo più vicende in modo contemporaneo, troncandole e riprendendole. Sostanzialmente il narratore, entrelacement significa proprio riannodare tante vicende, e lui che fa? Porta avanti tante vicende in parallelo, le sospende, le riprende, le ricollega. Questo ci dà l'effetto di un'opera estremamente complessa, estremamente, potremmo dire, annodata. Qual è però il motivo costante di tutta l'opera? Il motivo dell'inchiesta. Il termine errore, che significa vagabondare, ma significa anche sbagliare, è, come dire, al centro di tutta l'opera. La pazzia stessa di Orlando, di cui andremo poi a leggere e a parlare, diventa un po' il nucleo attorno a cui ruota tutta la vicenda, con un movimento circolare. Tutto ruota, tutto si muove, tutto sembra non avere un procedere, sostanzialmente. In questo mondo così strano ha un ruolo determinante la fortuna, il caso. Abbiamo già visto il ruolo determinante che aveva nel principe, ma il principe si approcciava a tutto questo con un occhio estremamente razionale. Quest'occhio razionale nell'Orlando Furioso diventa invece l'occhio della fantasia. Il caso domina tutte le vicende dell'uomo in modo totalmente imperscrutabile. Tant'è che poi il caso si va in un certo senso a concretizzare in quello che è il tema del labirinto. Il labirinto e l'opera stessa diventa un labirinto, diventa una metafora dell'esistenza e diventa una metafora della letteratura. Che ruolo ha questa voce narrante che ci racconta le vicende? La voce narrante talvolta esprime dei giudizi, ma talvolta non risulta nemmeno onnisciente. Dunque questa stessa voce narrante sembra in qualche modo perdere le fila di tutto il gioco letterario che va costruendo. Ovviamente il risultato finale qual è? Siamo di fronte a un pluralismo prospettico. Ci sono nella stessa opera tanti diversi punti di vista che si annodano, si intrecciano, si complicano. Il risultato finale è estremamente pregevole, estremamente raffinato ed è un'opera apprezzatissima, che è stata letta poi da numerose generazioni ed è stata amatissima negli ultimi anni, per esempio, da Italo Calvino, su cui ha scritto appunto diverse opere. Dunque diventa un'opera poi fondante per molti aspetti della letteratura italiana. Allora, intanto fermo un attimo. Allora, intanto questo...